Adesso dobbiamo essere un attimo seri, perché chiaramente ci troviamo di fronte a un inizio difficilissimo di episodio. Siamo rimasti con la squadra completamente all'osso. Abbiamo una riserva, abbiamo dei primavera in panchina e poi abbiamo la squadra titolare. Abbiamo da budget 100 milioni precisi. Ping! Sono aperte le trattative, 100 milioni precisi, abbiamo venduto tutti. È arrivato il momento adesso di rimpolpare questa squadra con degli acquisti, con degli investimenti. Quindi a breve, nell'arco di poco tempo, vedrete tanti acquisti, vedrete tanti cambiamenti in questa squadra. Io in realtà volevo prendermi ancora una settimana per far arrivare un po' diciamo, le notizie dall'hub mercato, perché alcuni giocatori che stiamo osservando non abbiamo ancora nessuna informazione. Ci siamo detti che forse potevamo partire dal portiere, dove siamo indecisi tra Raya e Musso. E chiaramente Raya, interessante, spaventa un po' di Raya il fatto che comunque è un portiere bravo coi piedi, non troppo alto, e quindi c'è sempre un po' la paura, no? Quando è un portiere non troppo alto, che la porta sembri molto grande per gli avversari e che possano più facilmente segnare. Poi probabilmente è solo un'illusione, solo una paura. Un'alternativa anche era Álvaro Vallès, perché a 26 anni può ancora crescere. Nel Cadice, scusatemi, 77 di overall, può diventare tranquillamente un 80 anche in una sola stagione, però capite che secondo me adesso ci serve fare l'investimentone. Tizi, ritorno di uno dei due grandi ex Pau Lopez come portiere, cresciuto nell'Espagnol, o Asensio prelevato dal Real proprio dall'Espagnol. Grande, li metto entrambi. Allora, Marco Asensio ci potrebbe stare tranne per l'ingaggio, e Pau Lopez. Però Pau Lopez dove gioca adesso? Nel Marsiglia. Beh, però mi hai fatto venire un'idea, cavolo. Pau Lopez non ci avevo pensato. Se veramente ha avuto un passato nell'Espagnol, ci potrebbe stare da prendere. Allora, 28 anni, lui è vero, ha fatto Espagnol giovanili, Espagnol B, Espagnol, Tottenham in prestito, è tornato all'Espagnol fino al 2018, era un portiere dell'Espagnol. Poi ha fatto Betis Siviglia, Roma, Olympique Lione. Potrebbe tornare, sapete che non è una cattiva idea. È vero che alla Roma non ha lasciato proprio il segno, però è un portiere che comunque su FIFA ha il suo perché, nel senso che dovrebbe essere sull'80 di overall. Io inizierei a fare delle offerte. Per esempio, per Raya. Secondo me per Raya servirebbero almeno 20 milioni, no? 21,8. Controfferta, rinegozia, 20,5 facciamo. Questo chiaramente è un gran colpo, perché ha fatto un anno all'Arsenal, torna a Brentford retrocesso, può venire da noi per 20 milioni. 20 milioni Raya, ed è pure in scadenza. Attenzione, perché 20 milioni in scadenza, è vero che avremmo il problema dell'ingaggio, che sarà alto, però vuol dire che probabilmente è salito tanto di overall. 28 anni, può ancora crescere. Questa è un po' la call, diciamo, matta. Questa è un po' la call pazza, se vogliamo. Perché chiaramente andiamo a spendere 20 milioni su un portiere che, boh. Vediamo 10 milioni per Musso. Ho l'impressione che stiamo perdendo tempo. Allora, per 10 milioni mi hanno proprio detto no categorico. Proviamo a offrirne 13, che ha valore 14. Siamo soddisfatti. Benissimo. Allora, siamo soddisfatti per 13. Lui è in scadenza. 13 milioni per Musso. Beh, ragazzi, sicuramente qua siamo tra i 20 e i 13 milioni. C'è una bella differenza. Proviamo alla fine ad andare allora su Pau Lopez. E Pau Lopez, non lo so, proviamo 14, proviamo 15. 28, 18,5, 28, 19. No, ragazzi, posso dire una cosa? Era bella l'idea, però voi capite che se dobbiamo spendere questi soldi per Paolo Lopez, allora ha più senso andare a prendere Livakovic. Cioè, sinceramente, io va bene che abbiamo 100 milioni, però dobbiamo ancora prendere un po' di giocatori. Io il portiere trovo che mi piace la mossa, la marotta, no? Non serve a volte spendere così tanto per un portiere, basta trovare quello giusto al momento giusto. Non lo so, Raya mi ispira, però è anche vero che se poi questa cosa dell'altezza ci gira contro, è drammatico.
Musso mi dà un pochino più di sicurezza da questo punto di vista. Però vi faccio un sondaggio. Va bene, faccio vincere il sondaggio. Vince Musso. Vediamo però se riesco ad azzeccare lo stipendio. Perché andando su Abrosa e andando su Statistiche, Finanze, anzi, vediamo chi ha lo stipendio più alto. Ce l'ha Puado, 25 milioni. Melamed secondo. Io qua mi aspetto con Musso di stare sui 20. Scusate, ho detto milioni, intendevo 20.000, chiaramente. Ruolo squadra, cruciale. Ok, durata contratto, 3 anni per un trentenne, direi perfetti. Clausola, ignora clausola, chiede 24.000. Allora, rimuovi bonus, prova ad abbassarlo a 22.000 e gli alzo il bonus ingaggio a 300.000. Avanza. È quello che temevo. 23. Accetta, accetta e arriva Musso che dopo aver fatto Racing Udinese Atalanta arriva in Spagna in una squadra comunque con già degli argentini presenti e tanti giocatori ovviamente che parlano spagnolo, quindi si integrerà velocemente e soprattutto ritrova una titolarità che aveva un po' perso con Gasperini ultimamente. È un 80 di overall, mette chiaramente Pacheco in panchina e lo paghiamo relativamente poco, quindi ottimo affare. Andiamo su Musso che torna fra 13 giorni perché è infortunato, ma l'avevamo già visto che era infortunato, per noi non è un problema. Poi abbiamo 86 milioni, ragazzi, direi ottimo. Qua arriva un messaggio in posta in arrivo, di chi è? Certo, dobbiamo dargli il nuovo programma di allenamento, la grandissima novità di quest'anno. Trasferimenti, hub mercato, vi ho fatto scegliere il portiere così ora faccio quello che voglio. No, allora, Pavlidis, 25 anni, greco, dopo aver fatto la Z, va un anno al Crystal Palace. Siamo al limite perché uno che va al Crystal Palace poi non so se vuole venire in una neopromossa spagnola, però è anche vero che Pavlidis, cioè, secondo me potrebbe essere il nome di quest'anno per noi. Bello anche Gyökeres, che ho visto giocare in Champions, mi è piaciuto molto, più che altro perché noi stiamo cercando un giocatore che sappia fare il numero 9, anche spalle alla porta. E lui, devo dire che come stats fisiche c'è. Se no, se stiamo in Spagna, è molto interessante Abel Ruiz, ex Barça delle giovanili. E altri giocatori che mi piacerebbe però fossero di un overall abbastanza sostanzioso, mi piace molto Rafa Mir, 78, però spagnolo, 27 anni, allo Union Berlin, potrebbe tornare in Spagna. Secondo me Rafa Mir è molto interessante perché anche lui ha quelle statistiche fisiche da numero 9, spalle alla porta, che permette poi alle fasce di partire. Io devo dire che Santiago Jiménez sarebbe il più costoso e anche sulla carta il più potenziale, più, cioè, Jimenez 23 anni, io me lo segno qua, ma Jimenez siamo al limite del realismo, anche lui, perché un giocatore come lui, secondo me, andrebbe a costare molto di più. Jude Glatch lo vedo bene come jolly, ma non come attaccante su cui puntare tutto. Non lo so, ragazzi, vi posso dire che di questi, per il realismo, Mir e Ruiz sono interessanti, spagnoli. Abel Ruiz, comunque ex Barcellona, 24 anni. Comunque noi dobbiamo prenderne due di attaccanti, eh. Uno titolare e l'altro va bene anche sostituto. Ah, ma qua ne va via un altro. Meno male che avevamo appena preso il portiere, così torniamo con una riserva disponibile. Avanza. Ok, Musso ha raggiunto il massimo di forma fisica. Senti, io lo rimetto su equilibrato a tutti i giocatori e buonanotte, ragazzi, sinceramente. Allora, Raya, niente, Rocca venduto, trasferimento di Olivan. Allora, ragazzi, basta adesso. Io mi sono rotto le scatole, Olivan lo tengo. Si poteva stare a cedere anche lui, però basta. Qua abbiamo dei difensori che sono Cabrera, 33 anni, va bene come panchinaro. Graghera, va bene come panchinaro. Saúl Coco, che sarebbe titolare. Mi fate prendere un altro difensore titolare? Qua arriva un'offerta per Svensson e io lo voglio pure dare via, ragazzi, vi dirò di più. Allora, Svensson lo diamo via a 3 milioni. Una volta che ce lo comprano, prendo come terzo attaccante un altro spagnolo, però. Ok, accetto. E vado a prendere come terzo attaccante, quindi proprio lo metterò turnover, però almeno al posto di Svensson, un giocatore che mi piace molto sia per nome che per faccia fatta bene tutto. Secondo me è il miglior terzo attaccante che potremmo avere in questa squadra ed è, se me lo danno, Iker Bravo. Ex Real al Bayer Leverkusen, secondo me 70-19 anni, potrebbe essere un bellissimo investimento, tra l'altro lo si prenderebbe a poco. Provo a offrirgli 3 milioni e 2, 3 milioni e 3, vediamo. Facciamo i tirchi fino in fondo però così. Soddisfatti. Il principe di Madrid, mi dite qua.
Tratta e no, però turnover. Qua chiede importante perché non vede altri attaccanti sopra di lui. Però guardate che bello che è, ragazzi. Cioè, è curato bene. Quando un gioco cura così bene un giocatore, secondo me vuol dire che qualcosa ha. Io accetto, poi ne metterò uno cruciale a quello che gioca sopra di lui. 5 anni di contratto, ignora clausola, stipendio, gli andiamo a mettere 12.000 e 50 e 100.000 di bonus ingaggio. Ma io provo 10 e 100, vediamo se accetta. Di solito se lo abbassano quando vedono il monte ingaggi nostro. Accettano! Allora, ragazzi, arriva un piccolo principino di Madrid. E chiaramente viene all'Espagnol perché viene a Barcellona a fare l'anti-Barça. Quindi prendiamo Iker Bravo dal Bayer Leverkusen. Ci potrebbe stare anche come primo sostituto perché ovviamente l'abbiamo preso all'Everkusen perché all'Everkusen non avrebbe trovato spazio. Se poi non lo trova neanche da noi è un po' un controsenso. Però via Svensson dentro comunque teniamo un giocatore spagnolo. Gli diamo un numero di maglia che può piacergli. Gli diamo la 11 a Thales Magno e diamo la 19 a Iker Bravo. Torre, chiaramente, per il ruolo che vogliamo avere lì. Andiamo avanti. Così vendiamo uno, ma l'abbiamo già coperto. Esce tra l'altro Johan Puig. Basta, ragazzi, ma arrivano offerte per tutti. Ma io rifiuto, basta. Allora, il difensore può aspettare ancora un momento. Andiamo sui centrocampisti. Allora, Aníbal Moreno, rapporto qualità-prezzo mi sembra eccezionale. Bajcetic anche. Secondo me potrebbe essere molto interessante, Bajcetic. Budaoui, dice Teo, fermi tutti. Budaoui ha un esagono folle, devo dire, del Nizza. Bello, Hicham Budaoui. Secondo voi Bajcetic ci può stare? Ma sentite, io provo. Oh, ce lo danno anche in prestito. Tanto al Bayern Monaco non giocherà titolare. Prestito con diritto. Accetterebbero un anno, a me va bene. Divisione stipendio. Io me lo pago anche 11.000, mi va bene. Anche 12, ok? Offerta cartellino. Allora, io sono così. Sono dell'idea che il Bayern Monaco per cedere un giocatore così, io il 5% glielo do. Però lo pago 10 milioni. 10 milioni e 5% di clausola. Avanza. Allora, perché è rosso, rosso, rosso la tensione. 12 milioni. Facciamo 11 milioni e 5% di clausola. Mi dispiace, ma credo che non ci sia d'accordo. Niente. Riprovo fra una settimana. Io vorrei provare ad andare con una simulata veloce con questi e Sfide! basta. Simulata veloce. 2-2. Puado e Zafeiris. Ottimo. Svensson venduto. Trattativa sfumata. Offerta per Guilherme Ramos. In prestito dal Pisa. Delega. Prestito un anno. Io proverei Gonzales e Aníbal Moreno. Gonzales, ragazzi, prende poco di stipendio. Mi piace Nico Gonzales. Ci serve qualcuno di spagnolo. Stiamo prendendo tutti i giocatori stranieri. Proviamo a vedere quanto ce lo danno. Io provo a offrire 20 milioni. Faccio 22 senza nulla. 24. Uno. 25. Non poco. Però li vale? Probabilmente sì. Considerando in che campionato dobbiamo giocare, ragazzi, secondo me li vale. Aníbal Moreno proviamo a offrire 14 milioni, anzi 13, vado bello aggressivo. 14 senza niente, io vado molto cattivo. 14 e 7, 14 e 5. Ok. Mamma mia, mamma mia! Allora, Moreno regalato, 78-25 anni così. Questi mi sembrano due giocatori dove Moreno è più di movimento, no? Perché è più veloce, dribbling, però ce l'ha il contrasto più di scivolata perché ovviamente dovremmo salvarci. E Nico Gonzalez, secondo me, spagnolo 22 anni, ridà un po' di lustro, ok, comunque al gioco. Se no giochiamo solo con gente che pedala, ci serve uno che imposta, ci serviva, avevamo Kei Dybala, lui va bene, può fare il CC, lo cresciamo da CC. Tratta, allora io provo a offrirgli... Se faccio Moreno, Nico e Bajcetic, secondo me abbiamo fatto un bel lavoro. Due spagnoli e un argentino. Ruolo squadra, cruciale. 5 anni chiede, ottimo. Clausola rescissoria, nega perché in queste fasi è troppo rischioso. Lo stipendio, ragazzi, se lo abbassa tanto. Io provo ad alzarglielo perché secondo me poi rimane troppo arrabbiato velocemente. Accetta, ma ragazzi, affarone secondo me. Siamo sotto i 50 milioni per rifarci il centrocampo. Poi dobbiamo prendere l'attacco e il difensore. Ce la possiamo fare. Questo è un acquisto da squadra che dice siamo arrivati in Liga per restarci.
che era un po' secondo me il messaggio da mandare. Lo mettiamo CC, ci mette 2 settimane, probabilmente sale anche, bel colpo. Andiamo a prendere Annibale e i suoi elefanti. Tratta. Importante gli metto ad Annibale, cruciale vuole. Bravo, la mentalità giusta, era un test. 4 anni, accetta. Però pretenzioso Hannibal Moreno, eh. Guarda che dico che è un test, però in realtà lo detesto. 15.000 anche a te e 100.000 come Nico, ok? Qua siamo una Barcellona socialista. E no Annibale, così mi caghi fuori dal vaso. 16.500, 180.000 di bonus. No, in realtà ci sta, come offerta, sto io che sto facendo il cretino. Ok, Annibale Cannibale, eccolo qua. Annibal Moreno, l'accento fondamentale. Annibal Moreno. Arriva a ruolo confrontato quello con Nico Gonzalez. All'inizio penseranno anche di essere in competizione. Non sanno che sono venuti per mangiare le stesse prede. Guardate che esagono. Esagono che secondo me si sposa bene con quello di Exposito, che potrebbe anche andare in panca. Abbiamo Saferes, Moreno e Gonzalez. È bello da criminali, ma mi piace. Abbiamo Redondo Exposito. Secondo me servirebbe anche un quarto, ma andiamo piano, dobbiamo prendere prima i titolari, sennò poi non ci capiamo più niente. Resoconto di Gyökeres 77. Beh, Rajkovic non ci interessa più. Suso è un 80. Interessante magari per l'anno prossimo. Aber Ruiz quant'è? 78. Si ragiona. Si ricorda di usare i cambi? Non li ho. Se no, ragazzi, si va di cattiveria. Santiago Jiménez qua diventa addirittura un 81. Se non ci sparano una cifra folle, si potrebbe prendere. Abbiamo 45, 46 milioni. Ci proviamo. Deve andare giù tantissimo. 39. 37. Allora, non è male, eh? Però cioè, pensavo andassero molto oltre i 40. Ci rimangono 10 milioni, non prendiamo Bajcetic, prendiamo un difensore, non ci arriviamo. Sentite, ragazzi, bisogna farla la follia. Pavlidis quanto costa? No, però mi state già tentando così. Pavlidis costerà la metà. Però è forte, è forte, è forte. Contattiamo Pavlidis. 24. 34, 27,5. Tempo. Cioè, tempo per Pavlidis a 27,5? Tratta! Mi sono rotto le scatole. Mi sono rotto le scatole. Cruciale. 5 anni. Ignora. 22.500. Facciamo 25 come Puado. Bonus ingaggio, niente. Avanza. Tolgo i gol, metto. A me a sto punto serve piuttosto alzargli lo stipendio. Avanza. Preso! Preso! Non mi interessa adesso. Vendiamo Darami, da qualche parte li troviamo. Da qualche parte li troviamo. Preso Santiago Jiménez. Serviva il nome di rottura, serviva il trascinatore. Ma ragazzi, è un attacco folle. Qua, ragazzi, si infiamma il pubblico, si infiamma il tifo. Per il nuovo numero 9 dell'Espanyol Jiménez. Gli svincolati che dicono. Ora andiamo su Darami e lo mettiamo sulla lista trasferimenti. Calcio d'inizio, adesso si rompe. Adesso si rompe, sicuro. Allora, Graghera e Cocò. Cocò è stanco dentro Cabrera Craghera. Mettiamo El Hilali per la prossima partita e mettiamo Darami che si mette in mostra insieme a Melamed. Simulazione veloce. 1-0 Moreno, Hannibal Moreno. Allora, resoconto della squadra primavera, dove secondo me un Tavares ce lo possiamo buttare pure dentro. Accordo col Pisa, inaccettabile per Pavio. Dai, ragazzi, volevamo 30 milioni per Pavlidis, 35, 36, abbiamo preso l'altro. Ma per carità, accordo per il prestito. Via un anno al Pisa, Guilherme Ramos. Come ala, quando andiamo via da Rami, prendiamo uno svincolato, ci può stare. Musso torna dall'infortunio, posta in arrivo. Moyano, chi ci trovi? Adesso è il momento, eh? Ora è il momento di cacciarne dentro uno forte, forte, forte. Riprovo Bajcetic. Diritto di riscatto, sì. Un anno, sì. Divisione stipendio, provo. No? No, però così me l'aveva rifiutato. 12 milioni e 5% di clausola rivendita. 13.
Ok, riproviamo fra una settimana. Partita contro Bournemouth. Vai al risultato. Provo a fare 2 anni. Riprovo fra una settimana. Allora, intanto attenzione, Nico Gonzalez salito box to box, ma come box to box? Però deve migliorare la velocità e questo gioco non ha senso, quindi va bene. È salito Saul Kokó. Talesmagno è salito. Vabbè, mercato, allora, no, ma dovevo delegare, ma sono un cretino. 1 anno, accetta. Non posso mettere la clausola, giusto? Ovviamente, non si sa perché. Mettiamo 12 milioni e aggiungo la clausola di 5%. Accetta! 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 Se arriva lui e ci piace tutto l'anno, dobbiamo dare via Edu Exposito più avanti per far cassa. Io lo provo, lo scambio con Darami. Lo provo sul serio. Pacio vi sta gasando Pacio. Vedo nei vostri occhi la voglia di Pacio. Perché Pacio Kokó sarebbe un duo da folli. Se gli do 5 milioni più Darami è un bel affare, secondo me. Lo sto anche un po' svalutando, però secondo me va bene, avanza. Non lo vogliono. Posso provare con... ma non ci arrivo. Però dovrebbero togliere qualcosa dal budget. Se io faccio così... Ah no, proprio niente. Niente, dobbiamo... Pacio lo prenderemo più avanti. Serve un quarto difensore. Abbiamo preso un attaccante che secondo me ci garantirà tanti gol, quindi io sono contento. Vi dico la verità. Dobbiamo giocarci però la prima di campionato. Ok, ragazzi. Non abbiamo... Ci manca un difensore centrale. E poi secondo me come squadra ci può stare. Andiamo in campo, in casa, a far la prima... di Liga, debutto nella massima serie spagnola. Gioca Isco. Saferis. Ve l'ho detto ragazzi, gli serviva 1 anno per carburare Saferis. No Musso. No ragazzi, Graghera non si può vedere. Sono forti. Mamma mia, bravo Musso. Stiamo soffrendo. Bravissimo. Attenzione, Santiago Jiménez è partito. Ma contro a Coates, una vecchia conoscenza. È male. Gol 1-0, erroraccio di Graghera. Gol! 74esimo! Segna Nico Gonzalez! Altro che giocatore da davanti alla difesa, col 4 sembra Cesc e la mette all'incrocio. 1-1, rivediamo Nico, scatto! E poi il tocco bellissimo di sinistro. Grande gol, grande, grande, ben arrivato, bentornato a Barcellona. E ora forza. Puado, che non si è visto tutta la partita. Puado. Dentro! Miracolo! Ancora! Miracolo! Vai, Nico Melamed. Nico. Vai tu! Vai tu! Nico! Vai tu! Fuori! Ma seguitelo! Era da solo! Fischio finale. 1-1. Bella partita, però. Ah! Arriva Vajčetić, benvenuto! Eccoti, ciao. Una trattativa veloce, 1 mese, Stefan. Via ad allenarti, immediatamente. Finita la pacchia qua. Piano di crescita, lo sposto CC e sale di 10. E poi lo riscattiamo. Ne giochiamo un'altra e poi per oggi abbiamo dato. Gioca, no ragazzi, le prime voglio giocarle. Thales, me la sono allungata. Ma arriva il gol di Olivan! Il terzino sinistro, 1-0 per Espanyol, grande azione per essere arrivato fino in attacco con Puado che si era centrato. Talesmagno, bravissimo! Tiro, palo gol! 0-2, si presenta così! Con un gol meraviglioso da attaccante puro, Jiménez, il messicano ex Feyenoord. Una scelta veramente coraggiosa la sua. Moreno. Dentro. Mamma mia! 3-0! Straordinario! Il numero 9 del Espanyol. Nuovo arrivato. È pazzo, ragazzi. Questo è veramente incredibile. Uno, gol del Getafe. Talesmagno, il tiro, para il portiere.
Saul Kökó. Iker, bravissimo! E nel frattempo 3-2, e chiaramente Aran Barry va sotto la curva a scatenare i propri tifosi. Fischio finale, l'abbiamo dovuta tenere sul finale, quindi facciamo un po' meno i fenomeni la prossima volta, perché quel 3-0 poi è diventato 3-2, siamo riusciti a portare a casa però la prima vittoria stagionale, molto bravi ragazzi, e se mi dovessero chiedere insomma il mio parere, non siamo stati attenti nei 90 minuti. Poi veniamo da Rami, potremmo anche richiamare da prestito Miranda, 71, niente male. Qua manca il difensore centrale, ma lo prendiamo la prossima.